Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Stamattina sono andato a donare il sangue, faccio parte dell'Avis e, come sempre, i dottori poi ti dicono di riposare per la giornata, visto che comunque mezzo litro di sangue in meno è pur sempre un bello shock per il tuo corpo. Quindi nessuno stress, né fisico né mentale, se non fosse che Juve, infortunio per Alexandro, gli aggiornamenti. Chiaramente il nesso è abbastanza forte, il nesso da quello che ho fatto stamattina è questa cosa qua, perché se uno vuole passare un domenica pomeriggio tranquillo, non può perché subentra questa news. Non si può neanche che avesse giocato Alexandro contro l'Argentina nel Superclassico, tutto bello, meraviglioso, però si è fatto male Alexandro. Il secondo infortunio che va a sommarsi è quello di Pjanic con la Bosnia. Pjanic è uscito anzitempo, verso la fine della partita contro l'Italia, per questo infortunio, un infortunio muscolare che va a ripetersi su quello che era l'infortunio alla coscia, credo, già che aveva già avuto qualche tempo fa, aveva lavorato un pochino, qualche panchina in più, come sapete, e si è riacutizzato questo infortunio. Per Alexander invece è sempre un problema alla coscia, mi pare, al flessore, coscia destra, si teme lesione, quindi poi non so l'entità e non so neanche la durata, per ora si sì, allenerà ancora con il Brasile, chiaramente inizierà questo percorso di guarigione per tornare il prima possibile, ma chiaramente subentra un doppio forse problema per la Juventus, che fra una settimana circa, più o meno non mi ricordo quando giochi, se sabato o domenica, tornerà in campo contro l'Atalanta. Quindi il rientro al campionato potrebbe vederci privati di due giocatori fondamentali, fondamentali perché sono titolari e perché sono tra quelli che quest'anno hanno fatto meglio di tutti gli altri, perché Alexandro si è un po' risvegliato da un po' da quel sbandamento dello scorso anno, di questi ultimi 3 anni in realtà. Invece Pjanic è stato per tutti forse il migliore in questo inizio di campionato, inizio che poi sono 3 mesi di campionato, pertanto privarsi così di due giocatori subito a rientro nazionale che vede sempre molti problemi per il recupero della condizione, molti problemi per appunto la fatica e per la concentrazione del campionato, potrebbe portare veramente a ulteriori problemi. Da una parte c'è anche a dire che effettivamente il discorso Champions League si è concluso, perché siamo già qualificati, anche se dobbiamo sicuramente puntare al primo posto. D'altra parte però il campionato non ci vede ancora vincitori né ipotecari di una presunta vittoria, pertanto bisogna comunque continuare a macinare punti, perché l'Inter alla fin fine resta sempre lì, andiamo sopra lei, poi sopra noi, sopra lei, sopra noi. E sicuramente questo campionato contro questa Atalanta, così subito dopo la pausa nazionale, potrebbe essere una partita molto difficile. Un problema che però va ad aprire i soliti fronti. Il primo fronte è fronte nazionale. Servono veramente queste nazionali? Sì, cioè, nel senso non è che possiamo debellarle, toglierle, anche perché comunque c'è sempre un sentimento popolare, anche nazionale, insomma patriottico quasi dentro queste nazionali, meno magari per noi in questo momento, ma comunque per le altre sì. Ma sicuramente c'è un problema da considerare riguardo al calendario, alla posizione di questi impegni nazionali all'interno di un calendario vastissimo, e qui subentrano le varie proposte di metterlo non tanto all'inizio quanto alla fine, con un gap molto importante in cui si gioca solo le nazionali, una sorta di premondiale, ecco, nel momento in cui non ci fosse appunto un mondiale o un europeo. D'altra parte si ragiona spesso su quello che è il calendario molto fitto comunque all'interno di una stagione nazionale a parte, anche i club stessi ci si ragiona spesso su quello che potrebbe essere un calendario ben più stretto di 18 squadre piuttosto di 20, quindi togliere quelle 2-3 partite in meno appunto che consentirebbero di riposare di più a giocatori che sono veramente sempre lì sotto in partite che sono sempre più veloci, più atletiche rispetto magari a un tempo che erano molto più tattiche, più fisiche, molto più statiche anche alla vista. Quindi sicuramente questi tipi di impegno sono probanti dal punto di vista magari del livello, che è un bene per lo spettacolo, ma anche dal punto di vista dell'agonismo, dell'atletismo, di quello che si mette in campo da parte dei giocatori. Chiaramente uno potrebbe dire vengono pagati, sì, però poi alla fine lo spettacolo e la stessa salute dei giocatori viene compromessa da quelli che sono impegni che li porta spesso ad avere problemi muscolari di questo tipo. Quali sono le cause precise non lo sappiamo e sicuramente non posso dirvelo io che non sono un esperto in materia, ma sicuramente è abbastanza evidente come negli ultimi anni, specie in queste fasi nazionali, un discorso prettamente statistico, sono molti problemi a corsi in termini di muscoli in infortunio simili, tralasciamo quelli traumatici che portano a lesioni appunto dovute a contrasti di gioco e così via, parliamo solo di problemi muscolari, quindi un discorso prettamente muscolare che non vuol nulla a che fare con quello che è il contrasto di gioco. Ecco che spesso troviamo questo tipo di infortuni, che il fatto che avvengano in nazionale è una coincidenza perché potrebbero tranquillamente avvenire anche con i club, ma sicuramente il fatto che le nazionali siano impegni in più rispetto a quelli che sono quelli dei club porta uno scompenso al club stesso, una squadra come la nostra che comunque ha già delle lacune per un certo tipo di cose, e sicuramente non è una cosa d'aiuto né per noi né per tutte le altre squadre che hanno spesso giocatori infortunati, come si sente. L'altro fronte che va aperto è il discorso su adesso cosa facciamo? Alexandro, terzino sinistro, unico terzino sinistro, si riapre il problema del calciomercato, perché effettivamente ci troviamo in una posizione adesso di aver recuperato 8 giocatori tipo Douglas Costa e perderne altri tipo Alexandro, quindi un brasiliano dentro, un brasiliano fuori. Si
In questo caso c'è da dire cosa? Che effettivamente si manca un terzino sinistro. E qui sicuramente a gennaio bisogna valutare questa cosa qua. Perché se per ora l'infortunio di Alexandro può essere marginalmente pericoloso perché l'Atalanta comunque è una squadra di campionato in un contesto in cui tutti ritornano da una pausa e contando che abbiamo raggiunto gli ottavi di finale di Champions, se un infortunio di gennaio arrivasse a marzo saremmo senza terzino magari contro un Real Madrid, contro un PSG e così via. Ecco che subentrerebbe veramente un problema di cosa faccio adesso. Adesso è gestibile, a gennaio deve essere gestito, che è diverso. Qui torniamo indietro ai discorsi su Pellegrini e non Pellegrini e sulla necessità di avere un altro terzino sinistro rispetto a quello che è la sovrabbondanza magari di centrocampisti che tolgono un posto utile a questa posizione. Ma sono discorsi che ovviamente a gennaio secondo me saranno gestiti perché quello che sta avvenendo adesso, che siamo a novembre, metà novembre, può solo che peggiorare con un discorso prettamente di numero di partite giocate di qui a 3-4 mesi, quando sono tante le partite e qualche problemino in più potrebbe subentrare perché ci sono tante dinamiche che non conosciamo, ma che solitamente si ripercuotono come si sono già viste insomma, gli scorsi anni. Quindi attenzione, questo Alexandro è uno dei tanti problemi che sono accorsi negli ultimi anni, si riaprono le solite ferite, quelle delle nazionali e quelle degli infortuni nei momenti un po' anche topici del campionato, vanno affrontate con serietà perché sicuramente non ci voleva in questo momento, ma non ci verrebbe mai che ci portassero, che questi nazionali ci troncassero in qualche modo linfa vitale in ottica club. Chiaramente i nazionali sono importanti, perché comunque, come detto prima, c'è sempre questo senso patriottico dietro, ma sicuramente andrebbe, e questo lo dico da sempre, riformulato un calendario che vede tante partite di per sé, quindi troppe partite, ma che comunque è molto spezzettato e dà in realtà agli stessi club dei problemi dal punto di vista organizzativi per quanto riguarda gli allenamenti e così via. Quindi sicuramente accorpare un campionato con meno partite, magari meno impegni in tal senso potrebbe essere utile per destinare al nazionale, che è comunque importante, a prescindere dal fatto che io non la seguo o meno, a destinare un periodo preciso in un momento preciso e basta, in modo da evitare problemi a transito. Detto questo, ragazzi, ditemi qui sotto cosa pensate di eventuali soluzioni, di come Sarri cercherà di reagire a questi due infortuni. Spero che Pjanic magari possa tornare per l'Atalanta, anche se ho qualche dubbio, sinceramente, visto che si è acutizzato un problema precedente. E ditemi come affronterà il vero problema, che è quello di Alexandro, dei terzini, che già di per sé non è che siano dei terzini fisicamente molto accettabili, perché comunque De Sciglio, Danilo, lasciamo perdere. Ditemi qui sotto cosa ne pensate nei commenti, forza come sempre, alla prossima. Ciao. Siamo sempre